tutti i grandi artisti fanno i conti con Dio, tutti, perché l'arte è la cosa più alta che l'uomo può fare, perché esprime non solo i sentimenti, ma esprime l'anima. Per cui ogni artista grande va a toccare quella porta che comunica con Dio. Cosa si dice al Papa? Buongiorno, buongiorno. Il maestro Morricone, la signora. Io vorrei partire da questa immagine bellissima, l'abbiamo vista. Che cosa ricordi di quel giorno? Quella è l'occasione del 2016, quando facemmo il concerto per i poveri e io invitai proprio lui, che era anche reduce da un'operazione alla schiena abbastanza delicata quell'anno. E lui mi disse subito di sì. E ci fu l'udienza del Papa. Era un uomo di grande sensibilità. Gli avevo fatto preparare uno sgabellone perché col problema della schiena poteva dirigere seduto, ma lui diresse in piedi. E poi io ho detto: ma Ennio, tu stai dirigendo in piedi, guarda, può essere, ti fa male poi la schiena. No, ma tanto ci alterniamo. Ma è che quando faceva la musica spariva ogni cosa, anche il dolore o le malattie. Perché lui chiamava prestissimo, perché si alzava alle 4, quindi quando per lui le 8 era già giorno avanzato, anche per un dubbio spirituale a volte, per una domanda. Una volta dopo Abramo mi chiamò, il giorno dopo la messa in onda, e mi disse in romanesco, col suo romanesco che conoscevamo tutti, dice: con tutta la musica che c'è scritto ci potevi fare 3 firme.